Mauro Coruzzi, conosciuto anche come Platinet, colpito da ictus ischemico, è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano lo scorso 14 marzo. Dopo il malore, il conduttore radiofonico si trova ancora in ospedale, ma nelle scorse ore ha pubblicato una foto su Instagram che testimonia il suo miglioramento. Nello scatto si vede Platinet sorridere e accennare un bacio al fianco di un'amica. La notizia ha suscitato l'affetto dei suoi fan, che si sono detti sollevati nel vedere che la riabilitazione prosegue bene. Poco prima, Platinet aveva postato anche una foto della sua amata cagnolina. Probabile che un suo caro l'abbia portata nel giardino dell'ospedale per fargliela vedere. Marco Liorni, a Italia Sì, dove Platinet è stato sostituito dall'amica Barbara Alberti, ha tranquillizzato tutti, spiegando che il collega non si trova in pericolo e che a breve inizierà il percorso di riabilitazione. I medici sono molto soddisfatti, ha aggiunto la Alberti. Dopo il ricovero, il manager di Platinet ha dichiarato che le sue condizioni erano stabili e che sarebbero stati eseguiti degli accertamenti per capire eventualmente i danni causati dal malore. Non è stato aggiunto altro. Tuttavia, la foto pubblicata da Platinet fa pensare che gli accertamenti abbiano dato esiti positivi e che il peggio sia stato lasciato alle spalle. Facciamo i nostri migliori auguri a Mauro Coruzzi per un veloce recupero. A voi i commenti!